Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere venuti al nostro incontro che riguarda Pierre Landau e la sua opera. E io ringrazio il ricercatore il professor Fabio Riccioni, buonasera, che ci ha proposto questo tipo di contenuto per ricordare la figura di Pierre Landau e non potevamo farci sfuggire questa opportunità, visto che si tratta di del primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Studi Nucleari e quindi ci ha messo a disposizione la sua conoscenza della materia insieme a una grande passione per la figura di Pierre Landau. Direi di accoglierlo con un applauso e benvenuto, ti lascio la parola e andiamo sulla presentazione. Grazie dell'ospitalità, grazie che ieri ha fatto una offerta questa opportunità di raccontare questa cosa. E quindi io sono appunto ricercatore dell'NFM della sezione di Roma La Sapienza. E sono semplicemente un fisico teorico e appunto Pierre Landau è un fisico teorico, quello che considera il più grande fisico teorico dell'Unione Sovietica. E quindi giusto per cominciare, fammi dire che cos'è, chi è, probabilmente molti di voi non sanno cosa fa un fisico teorico. Quindi diciamo, per sommigare, fammi velocemente dire cosa fa un fisico teorico per mestiere, che poi nella storia che racconteremo un po', insomma, quello che... che sentiremo, cioè che farà insomma, che tornerà nella vita di Landau. Quello che uno fa, quello che un fisico fa è tipicamente fa dei conti, quindi calcola qualcosa che ha a che fare con un fenomeno fisico, dei risultati sperimentali, o testare un modello o qualcosa del genere. Quindi si fanno dei conti. I risultati di questi conti ovviamente si discutono, quindi c'è molta interazione con collaboratori, colleghi. Alla fine di questo processo si scrivono pubblicazioni, che sono articoli in riviste specializzate e tipicamente si presentano questi risultati in un workshop, meeting, conferenze. E vedremo che questo è esattamente quello che facciamo noi, ma nel nostro piccolo sarà quello che faceva anche quello che faceva Landau. E un'altra cosa che volevo sottolineare è come uno studente di fisica si imbatte nella figura di Landau. E questa è una foto della mia scrivania con tutti i testi di Landau che scrivevo quando ero studente. Quindi c'è una mole gigantesca di lavori che sono pubblicati tutti con il suo collaboratore Mischitz. E questa è una cosa che nessuno studente, qualunque studente, insomma, si imbatte nella figura di Landau. Se chiedete qui alla Sapienza a un ragazzo del terzo anno, sicuramente ha senso di studi almeno due o tre di questi testi. E tra l'altro aggiungo che sono rimasti titoli di punta di editori nemici della vecchia casa editrice, diciamo legata al Partito Comunista o comunque alla sinistra in generale, poi ha avuto tutte le sue traversie particolari, ma che la nuova editori nemici che ha legami non strettissimi con la storica, però ha in catalogo ancora un'opera monumentale, bellissima ancora oggi, utilizzata come tutta la serie divulgativa, non divulgativa, di studio sulla fisica di Landau, ancora oggi è così. Esattamente, e fammi sottolineare solo una cosa, il titolo di questa slide, il minimo teorico, ricordate. Ok, chi era? Quindi dove è Landau? Nasce il 22 gennaio 1908, nasce a Baku in Azerbaijan, è figlio di, insomma, i genitori sono, la mamma è di origini bielorusse, conosce il padre, che è un ingegnere petrolifero, che ha fatto lavoro tutto a Baku, si trasferisco, e ha una storia più grande, 2 anni, e è molto brillante da piccolo, molto riservato, molto timido, insomma, studia molto, legge molto, è bravissimo nelle lingue e soprattutto è un genio in matematica, e insomma, un curriculum scolastico fantastico, dopodiché, l'unica cosa che sicuramente, insomma, che non era proprio nella musica, insomma,
scherzo. Vediamo opportunità per gli altri. Odiamo la musica e non quello che odiamo, non e quindi si aveva già 13 anni, era esperto di matematica, lui sostiene che non ci sono interviste, cioè ci sono dichiarazioni che dice che non si ricorda di non saper fare le integrali derivate. Cioè. E nel 22, quindi siamo parlando di quando aveva 14 anni, si iscrive all'università e inizia a frequentare sia chimica che fisica matematica, fino a convincersi che insomma che fisica matematica, quindi si prosegue gli studi, prosegue la facoltà di fisica matematica, e già dopo due anni è brillantissimo, quindi dopo due anni, all'età di 16 anni, gli propongono di trasferirsi a Leningrado, che è il posto di punta. Quindi a 16 anni si trasferisce a Leningrado. Quindi si iscrive a deve scegliere matematica e fisica, si convince che la fisica, quindi si iscrive al corso di fisica e trova un ambiente estremamente, estremamente interessante, estremamente brillante, di giovani molto in gamba. E qui diciamo Landau diventa, cioè il suo carattere diventa più simile a quello che poi caratterizzato da tutta la vita, un carattere piuttosto burbero, molto molto diretto e schietto, ma fino a essere diciamo non simpatico, per dire, per molti era considerato una persona disgustosa, però era molto onesto, era una persona che sicuramente non apprezzava che non era bravo la fisica, sicuramente. Tra le varie persone che ci sono che studiano all'Enigrado all'epoca c'è appunto Ivanenko e Gamov, che saranno con cui comincia anche a lavorare. E vai, Gamov diventerà in realtà famoso prima di Landau, un po' più grande. E l'ambiente in cui loro stanno studiando, l'ambiente in cui vengono notizie straordinarie dall'Europa, perché quello che succede è che è proprio la nascita della meccanica quantistica 26-27. E quindi Landau entra in contatto con questi lavori, diciamo, poi dopo parleremo che stanno rivoluzionando il modo con cui la gente pensa alla fisica atomica. E subito comincia, da giovanissimo, a lavorare, quindi stiamo parlando di 18 anni, comincia a lavorare, in particolare con questo articolo con Ivanenko, è un articolo da solo su questioni di meccanica quantistica, pubblicato in tedesco, all'epoca il tedesco era al pari dell'inglese, diciamo, la lingua della scienza, poi dopo nel tempo, ovviamente l'inglese è un po' sottotitolato. Il tedesco, però appunto questo secondo articolo è sulla teoria dello spettro delle molecole atomiche, e quindi comunque cose di meccanica quantistica. Cercherò di raccontarvi un po' di cosa sia la meccanica quantistica tra poco, ma nel frattempo diciamo finisce l'università nel 27, quindi a 19 anni, e si trasferisce, gli viene offerto un posto per quello che potremmo chiamare l'equivalente di un dottorato all'Istituto Fisico Tecnico di Leningrado, che è un istituto fondato da Abram Joff, che è questa, la foto, che era un fisico sperimentale, una persona, sicuramente un fisico molto, molto, molto brillante, ma soprattutto una persona molto, un leader, cioè una persona che voleva creare un gruppo, è molto. Un direttore naturale di un istituto. E questa figura, tra l'altro, ritornerà più là nella vita di Landau. E un'altra figura importante è Jakob Frenkel, che è un teorico, che è noto, un teorico di cose importanti, ed era un teorico fisico di punta, ed era questo diciamo di fisica dello stato solido, ed era il direttore del gruppo teorico dell'istituto.
Quindi lui va a lavorare nel gruppo diretto da Frenkel e tra l'altro scrive un articolo che è importante. Questo articolo qui è un articolo di cui non parlerò, però contiene un'idea che è quella che prende nome l'idea di matrice densità, che è una cosa, che è un concetto che si studia al terzo anno di fisica, cioè un concetto che sta nei testi di meccanica quantistica attuale, insomma. Quindi sono concetti che sono pietre miliari, cioè sono la base di un curriculum di questi studenti. Quindi all'età di, quindi qui abbiamo, siamo all'età di 21 anni, e Frank, quindi cioè, l'andava è estremamente brillante, quindi quello che Frank gli offre è una borsa che ottiene dal commissario del popolo, una costruzione per un soggiorno in Europa, quindi l'andava parte nel 1929 si confronta e comincia a conoscere tutti i fisici dell'epoca, che erano appunto fisici di quel periodo. Quindi però farmi raccontare che cos'è la meccanica quantistica per sommi gradi, l'idea che sta affiorando in quegli anni è che la natura su scale molto piccole ha comportamenti sia ondulatori che particellari. In particolare, questa è la prima idea che ci sia qualcosa da vedere nella notazione della fisica, viene da Max Planck, un fisico tedesco, che essenzialmente studia l'energia che viene prodotta da un certo caldo. Sul sole, stella, con calcoli, quindi con un approccio teorico, vuole stimare l'energia delle prodotte. Quello che succede è che per ottenere un risultato sensato devi assumere che l'energia viene emessa come se fosse emessa da quelli che appunto chiamano quanti adesso, cioè da particelle. Ovviamente Planck non aveva bene il concetto, perché queste particelle per il caso della luce sono quelle che non fotoni. Planck non aveva l'idea dei fotoni, però la prima persona che invece ha fa questa idea concreta essenzialmente è Einstein del 1905, che spiega proprio in termini di interazioni particellari, cioè l'interazione tra un fotone e un elettrone, quello che prende il nome di effetto fotonico, cioè l'emissione, se noi abbiamo un metallo e lo bombardiamo con una reazione con luce, cioè una reazione elettromagnetica, quello che succede è che vengono emessi elettroni, però il modo con cui vi spieghiamo, cioè il modo corretto di spiegare questo fenomeno è appunto quello che fa la scuola con Einstein. E forse non tutti sanno, ma anche questo è il lavoro per cui Einstein ha vinto il Nobel, non per la relatività generale, e comunque è un lavoro importante. L'ultimo, tassello per questa che dobbiamo chiamare la preistoria della meccanica quantistica è quello che abbiamo dialogo di Bohr. Bohr, fisico danese, che sarà una figura estremamente importante nella vita di Landau, cioè saranno amici, capite, essenzialmente. E l'idea è che per spiegare lo spettro emesso, lo spettro di radiazione emesso dalla materia, abbiamo deciso di pensare la materia è fatta di atomi che sono, hanno un nucleo centrale e elettroni che si possono pensare che girano intorno. Questi elettroni girano intorno al nucleo a livelli di energia che sono e quindi questo modello di atomo di Bohr è il primo modello di atomo, il primo modello quantistico, però è un modello un po' fatto ad hoc, cioè un po' un modello fatto a mano, e quello che capisce come questo modello entra in una nuova concezione di una teoria è Schrödinger, che nel 26 scrive l'equazione di Schrödinger, che descrive appunto la materia stessa come avendo la materia stessa ha natura ondulatoria. Quindi l'equazione di Schrödinger poi alla fine è l'equazione che spiega. E questo appunto è l'articolo originale di Schrödinger. Quindi questo è il contesto in cui l'andavo. Fatemi dire un'ultima cosa riguardo la meccanica quantistica, che è appunto il principio di determinazione, e che è un altro concetto fondamentale. Cioè, noi siamo abituati nella fisica classica a pensare che noi possiamo determinare la traiettoria di un oggetto con precisione arbitraria. Cioè, noi sappiamo, per esempio, la velocità di un'automobile e sappiamo la distanza tra Roma e Firenze, possiamo calcolare esattamente il tempo che questa automobile ci impiegherà. In questo calcolo noi riusciamo a calcolare, sappiamo che possiamo determinare in ogni istante la posizione e la velocità della macchina. Se questo conto lo volessimo fare a scale a scale dell'ordine delle scale atomiche, questa cosa è semplicemente impossibile, cioè non è vietata dalla natura,
la fisica, cioè le leggi della fisica dicono che non possiamo determinare contemporaneamente posizione e velocità di un oggetto con una precisione superiore a una certa incertezza. E questa incertezza è questa costante H, che è appunto la costante di Planck, che interveniva anche questa è la formula, questa è appunto la formula che prendono il principio di, cioè che contiene quello che prendono il principio di determinazione. Ti faccio una domanda per cercare, sì, poi sì, magari chiarisco il mio dubbio e lo condividiamo. L'idea è quella di dire che esiste una sorta di calcolo delle probabilità per cui è possibile, probabile che una particella si trovi in una determinata posizione o faccia un'interazione, diciamo, su una percentuale, nel senso si fa più che altro un calcolo di questo tipo? Allora, la meccanica quantistica ha una natura probabilistica, quindi cioè la funzione d'onda è una distribuzione di probabilità. Se noi facciamo una misura di una quantità, quella misura la possiamo ottenere con la precisione che vogliamo, cioè la luce del nostro strumento, però non è il principio, diciamo, però quello che succede è che noi non possiamo simultaneamente misurare quantità, misurare grandezze fisiche che non ci permette di in questo caso la posizione e la velocità semplicemente per via di è una questione che dipende dalla proprietà di queste grandezze, però diciamo, è proprio noi non possiamo determinare, se vogliamo la funzione d'onda ci permette di determinare la posizione esattamente, ma se non lo facciamo, a quel punto la velocità non è più determinata. Se non vogliamo determinare la velocità, lo possiamo fare, ma a quel punto la posizione non è più determinata. Quindi questo è un po' quello che succede, quello che si chiama il collasso della funzione d'onda. Cioè la funzione d'onda, se noi facciamo una misura, quella misura, quella misura avrà un risultato che sarà probabilissimo. Una volta che io faccio la misura, quella misura è precisa. Cioè sarà un preciso un dato valore, sì. Però in quel momento l'indeterminazione sull'altra grandezza è sensibilmente arbitraria. Questo è il lavoro di Heisenberg del marzo 27, quindi essenzialmente appunto Landau arriva in Europa quando tutto questo sta succedendo, e quindi lui arriva nel 29 a Berlino, dove incontra Einstein e poi incontra Heisenberg. E credo che Einstein non è l'unica volta nella vita sua, credo che sia l'unico incontro che ha nella sua vita. E una cosa più importante è che però a dicembre invece del 29 va a Zurigo, nell'Istituto Tecnico di Zurigo, c'è una foto, e incontra Wolfgang Pauli, e soprattutto c'è un collaboratore, un studente di Pauli, che è Rudolf Pagels, che sarà anche lui, che scriverà parecchi lavori. Questo è il primo lavoro, questo che vedete qui è il primo lavoro che lui scrive con Pagels, e con Pauli ha degli scambi molto accesi, perché Pauli come lui ha un carattere particolare, e ci sono scambi, per esempio ci sono queste frasi che io ricordo che sono a parte che andavo tra parlava con il tedesco e erano soliti parlare male dei lavori siamo scappati degli altri. Quindi andava essenzialmente degli articoli, dei lavori che non considerava validi, essenzialmente o è sbagliato, ma Paolo era più sottile, diceva qualcosa del tipo questa cosa non solo non è giusta, ma non è neanche sbagliata. E questa cosa è passata alla storia, nel senso che noi tutt'oggi, noi fisici, siamo abituati a usiamo queste espressioni di Paolo, che non è una versione inglese, che non è wrong, che proprio non sa, cioè quando vuol dire che qualcosa è totalmente inutile, dice questa cosa, non è neanche sbagliata. E questo che non lo so pronunciare, insomma, questa è la tacinia Shibachi. Grazie. Quindi a febbraio del 30, Zurigo si muove un po' in giro, ma soprattutto va a Copenaghen, all'Istituto di Fisica Teorica, che adesso si chiama Niels Bohr Institute per Physics, vedete una foto qui, e incontra appunto Niels Bohr, che sarà, questo sarà un incontro importante nella sua vita, e in quei mesi si parlava molto di un'altra equazione, che veniva di un fisico inglese che si chiamava Dirac,
che insomma, è un fisico molto riservato, che però ha scritto questo lavoro nel 28 e questa, ha scritto questa teoria, che era la teoria, diciamo, dell'elettrone, che prevedeva delle tensioni molto, molto strane e che si cercava di interpretare. E in questo incontro, quindi c'è un incontro informale a Copenaghen, dove, insomma, beh, informale, però ci sono, se vedete la prima fila, qui ci sono appunto questo è Ganoff, questo è Pavoli, questo è Alexander, questo è Niels Bohr. E quindi questi due idee sono studenti, insomma, l'incontro è informale, non ci sono, insomma, appunto, i quattro in prima fila. E c'è questa lunghezza che si dice, insomma, la leggenda è che Paolo, ogni volta che cioè qualcuno faceva un'affermazione non convincente, insomma, questa cosa. E, insomma, molto informale l'ambiente. E si discuteva appunto di questa questione delle equazioni di Dirac. Però quello che succede è che intanto Landau finisce i fondi, quindi non ha più fondi per più soldi per viaggiare. Ma quello che succede è che nuovo Frenkel gli rimedia una borsa con la fondazione Rockefeller e con questi soldi lui va appunto a Cambridge e si fa una vacanza prima in moto con Ganoff, e dopodiché si mette a discutere con Dirac. Però Dirac è molto diverso, è appunto una persona estremamente riservata, non ha nella vita lavorato con tantissime persone. Sicuramente un genio, però non molto, non molto sociale, forse. E questa che prima qui è l'equazione di Dirac, che appunto insomma, è un'equazione famosa, e questo è l'articolo di Quantum Theory of the Electron, della teoria quantistica dell'elettrone, l'articolo di Dirac del 28. Lui discute con Dirac di queste idee che lui ha, cioè Dirac ha su come interpretare questo, però non è molto, molto convincente. Dirac che Landau, insomma, scrive a Bohr, dicendo che tutte palle. Però la cosa importante che succede a Cambridge è che conosce Piotr Kapitsa, che è un fisico sperimentale, che è sovietico, che sta appunto che è nato nel 1894, ha studiato appunto con Joffe, quella che all'epoca si chiamava Pietro Grado, nel 1919, ed è a Cambridge, con sempre grazie a dei fondi di Joffe, è a Cambridge dal 21 e lavora di Cavendish, il laboratorio di Cavendish, cioè il lavoro di Cavendish, dove stava tanto, cioè questi sono i laboratori dell'epoca importanti, che sono laboratori storici, cioè. Quindi è una figura che a Cambridge è stimatissimo, considerato un fisico sperimentale di livello eccesso, e l'anno appunto discute un po' di fisica con Kapitsa, e sono diventati amici, e discute in particolare di un problema che lui aveva già affrontato con Pauli, che era il problema del come si comporta un metallo in presenza di campo magnetico. E questo è il primo risultato, diciamo, questo porta al primo risultato importantissimo di Landau. Cioè, l'idea è questa: se io ho una. Se bisogna distinguere quando abbiamo, diciamo, un materiale in presenza di un campo magnetico, quello che succede è dobbiamo pensare agli elettroni come delle trottole che vengono orientate, che si orientano sulla base del campo magnetico. E quindi quello che può succedere è che appunto il materiale espelle le linee del campo magnetico, quello che fa una sostanza diamagnetica, oppure in realtà è quello che fa una sostanza paramagnetica. Quello che Landau, quello che Pauli ha mostrato è che lo spin, il fatto che l'elettrone, appunto, lo pensiamo come una trottola, siamo spin dell'elettrone, fa sì che il metallo ha naturalmente una sostanza paramagnetica, ma quello che Landau mostra è che anche il metallo dobbiamo pensare sì come elettroni che girano su se stessi, ma questi elettroni sono anche liberi di muoversi nel metallo, perché il metallo conduce. E quindi, considerando anche appunto il modo dei metalli, il modo degli elettroni nel metallo, quello che succede è che questo modo, in presenza di un campo magnetico, viene quantizzato, e i quanti prendono il nome sono questi quanti che sono aperti da Landau. Non posso spiegare questa figura, ma quello che è importante è che quello che succede è che come gli elettroni si distribuiscono su questi livelli di energia dipende dalla velocità del campo magnetico. E praticamente questo è vero a temperature molto basse. Quindi quello che succede è che se io a temperature molto basse accendo un campo magnetico in presenza di un metallo e cambio il campo magnetico, quello che succede è che
quella che si chiama la magnetizzazione, cioè la proprietà di come, cioè come il metallo interagisce con il campo magnetico, dipende dall'intensità del campo magnetico. Cioè questa componente di andavo, io andavo a studiare questa. Andavo su basi puramente teoriche, ha mostrato che un metallo ha diciamo, la magnetizzazione del metallo a basse temperature oscilla con la variabile. E tra l'altro lui si è confrontato con Kapitsa dicendogli se questo era sperimentalmente possibile, e pare che c'è una dichiarazione susseguente di Landau, in cui lui dice che Kapitsa gli ha detto sostanzialmente che le temperature che coinvolte dovevano essere troppo basse e i campi magnetici troppo alti, quindi non era fattibile, questo fisico osservabile questa cosa. In realtà invece lo stesso anno due fisici sperimentali di olandesi, De Haas e Walter, fanno un esperimento che dimostra queste oscillazioni. Quindi questo è il risultato, diciamo, dell'esperimento, e questo è tutto, totalmente predetto dai campi di Landau. E qui diventa, senza che Landau diventa sostanzialmente una star, cioè diventa famoso, e torna diciamo, torna prima a Copenaghen, e dove parla con Bohr di nuovo, e va di nuovo a collaborare anche con Pals Zurigo, ma soprattutto quello che succede è che c'è una conferenza, quello che prendiamo una conferenza Solvay, che è una delle, insomma, queste sono le conferenze più importanti della storia della fisica, forse, cioè queste sono le conferenze Solvay del 27, quella del 1930, sono le conferenze in cui sono stati tutti i lavori principali della meccanica quantistica. E in questa conferenza dell'Landau non c'è, si discute insomma del lavoro dell'Landau. Questo è la foto sul diamante magnetico. Volevo dire chi c'è in questa foto. Allora, questo quello che vedete sono, questo dovrebbe essere Eisenberger e Fermi, Kapitsa è questo è Paul Dirac, e poi di Einstein e Marie Curie, ovviamente Niels Bohr. Alla fine, comunque, diciamo, i fondi di Landau finiscono e appunto torna in Unione Sovietica, torna a Leningrado, e ritrova Gamov e Ivanenko, si unisce anche un altro ricercatore che si chiama Bronstein, che lavora con loro, e però, insomma, la situazione è un po', non è la situazione che gli aveva lasciato, la situazione diventa un po' pesante nell'università. E per esempio quello che succede è che ci sono questi studi locali, quindi Landau, Gamow e Bronstein volevano che un istituto che si stava separando in due, se vogliamo, volevano che la parte, diciamo, di fisica di questo istituto diventasse un istituto di fisica teorica, mentre ovviamente si oppone Jopp, che vorrebbe invece un istituto di vocazione sperimentale, e quindi c'è questo contrasto con Jopp. Ma soprattutto ci sono anche ingerenze più pesanti, cioè viene contestato la meccanica quantistica e addirittura vengono tirate fuori concetti come quello dell'elettrica, cioè nell'Ottocento, per spiegare il fatto che la velocità della luce fosse, diciamo, costante in ogni sistema di riferimento, i fisici si erano inventati un concetto, diciamo, che è quello dell'etere, che poi con la priorità di Einstein, speciale di Einstein. Ebbene, questi concetti vengono ritirati fuori, e Bronstein trova in un'enciclopedia un articolo sull'etere, scrive un volantino in cui prende in giro, diciamo, questo professore. Però questo li mette nei guai seri, insomma. E alla fine questo istituto di cui parlavamo diventa un istituto sperimentale. E poi c'è un'altra questione che riguarda appunto sempre Jopp, che stava ricevendo dei fondi dallo Stato per finanziare una ricerca su quelli che chiamavano i salanti ultrasottili, che sarebbe stata una rivoluzione tecnologica. Landau dall'inizio diceva che sarebbe stato un fallimento. Il progetto si rivela un fallimento, e Landau ovviamente non si, insomma, si fa sentire, non ci mette due volte. Fatto che alla fine all'interno dell'estate del 32 se ne deve andare, e se ne va nell'Istituto Tecnico Fisico di Campo. E questo è il periodo fino al 37, il periodo, diciamo, più produttivo di Landau,
ha un suo dipartimento tutto suo, cioè ha un dipartimento teorico che lui può organizzare come vuole, e assume, diciamo, assume, prende studenti, collaboratori, col metodo, che è quello che prende il minimo teorico. Cioè lui faceva un esame, ma non era un esame formale, cioè un esame che non aveva nessun titolo, era una cosa che faceva lui nel suo studio. Per fare la selezione. Per fare la selezione. E era davvero difficilissimo, perché era tutto lo scibile della matematica, della fisica teorica che immagino lo stato d'animo con cui i candidati si avvicinavano. È un esame difficilissimo, si poteva fallire solo due volte, no? La speranza di lavorare con l'andava, allora era molto informale, quindi tu potevi telefonare, quindi ti potevi andare nel suo studio, facevi questa prova, cioè non c'è nessun tipo di barriera, diciamo, di tipo gerarchico, però era una persona, insomma, molto esigente. E tra le varie persone, credo che solo in quattro riesco a passare questo test in Cina dal 33 al 35, tra cui Jerry Lifshitz, che vedete qui, che sarà appunto il suo collaboratore, quello che può scrivere tutti i libri che abbiamo visto. Quindi in questo periodo c'è una grandissima attività di scrittura di testi, di didattica, una produzione scientifica, e una persona che vale la pena nominare è un fisico inglese, Tizza, che sta lì a Kharkov e passerà l'esame minimo teorico del 25, e è una figura importante perché poi rientrerà dopo, insomma, si sovrapporrà nella carriera della vita di Landau, scientifico di Landau, qualche anno più tardi. E nel 37 Landau si sposa con Cora, e diciamo, tra i dettagli più importanti che vale la pena di nominare è lo studio di quelle che vengono le transizioni di fase, di secondo ordine. Landau sta studiando, studia, diciamo, il comportamento sempre di materiale social. Non si occupa in questo momento, non si occupa più di meccanica quantistica fondamentale, ma di, diciamo, tutte le quelle che prendono di fisica dello stato solido. Quindi si occupa del comportamento in particolare di materiali ferromagnetici, e cioè l'idea che introduce il concetto che prende nome di transizione di fase secondo ordine. Cioè, fatemi spiegare cosa significa una transizione di fase. Di cos'è una fase? Noi sappiamo che, per esempio, l'acqua presente in tre fasi, liquida, solida e gassosa. Scusa, liquida e sappiamo che, per esempio, tra la fase liquida e la fase solida, cioè sappiamo, cioè il passaggio da una fase all'altra è una transizione di fase. Sappiamo, per esempio, che quando l'acqua congela, 0 gradi centigradi, e, diciamo, l'acqua può assorbire calore senza perdere temperatura. Quindi, quando questo succede, quindi quando c'è questo è quello che si chiama un calore specifico che diventa infinito, per possibile un'arbitrarietà, cioè possibile calore senza che la temperatura. Quando questo succede, si ha una transizione di fase, ma si ha anche una transizione di fase quando, per esempio, diciamo, l'orientazione degli elettroni, pensiamo agli elettroni delle trottole, in presenza di, cioè quando l'orientazione degli elettroni, diciamo, diventa polarizzata in direzione, quando questo succede, diciamo, la magnetizza. E lui spiega essenzialmente la fisica di questo fenomeno. Possiamo pensare alla magnetizzazione come una descritta da media, descritta da una curva di questo tipo. Quando la temperatura è alta, questa curva, dobbiamo pensare alla curva nera, che è un minimo, vedete, a zero, quindi questo significa che la magnetizzazione media è zero. Se la temperatura è più bassa di una certa temperatura critica, la magnetizzazione media assume questa forma a doppia buca, e questa doppia buca in particolare a due minimi che sono versi a zero, quindi il sistema può cadere in un minimo come in un altro, e entrambi, quindi questo risponde agli elettroni che vengono orientati in un verso o in un altro. E quando questo succede, appunto, il materiale si magnetizza, ed è una cosa importante, il concetto di simmetria che viene. Se vedete questa figura, ha ovviamente una simmetria per aspetto. Se voi vedete la figura da dietro del computer, vedete la stessa figura. E però quando il minimo sta al centro, anche il minimo lo vedete nello stesso posto. Mentre se il minimo, nel momento in cui la figura ha quest'altra forma, la simmetria rimane la stessa, perché ovviamente potete girare la figura e la figura non parte, però il minimo viene spostato, il minimo non rispetta la simmetria della figura. Quando questo succede in fisica, diciamo che c'è una rottura spontanea, questo è un concetto che sono anche estremamente importanti. Però questo è un esempio particolare di una rottura spontanea di simmetria. Stanno succedendo cose, diciamo,
non molto piacevoli in realtà, sia questa è la parte del terrore. Quindi quello che succede è che pertanto a Leningrado, anche se succedono cose piuttosto brutte, Ivanenko viene arrestato nel 1935, era proprio lasciato, Gamov è già andato negli Stati Uniti, ma soprattutto Grost, che era l'altro lavoratore nel 1937, viene arrestato e era fucilato l'anno dopo. Però tornando a Kharkov, quello che succede è che lui gli dà un corso che un docente che di fisica sperimentale che prendeva questo corso che non era un corso un po' noioso, cioè gli studenti si lamentavano e decidono di assegnarlo a Landau. Landau lo trasforma in un corso di fisica generale in cui fa fisica teorica, spiega essenzialmente tutto in questo corso. E gli studenti, soprattutto gli studenti bravi, sono esaltati, sono entusiasti. Però insomma, altri studenti invece si lamentano perché la DAO è molto severo negli esami, insomma, è particolarmente esigente. E quindi si lamentano ufficialmente. A un certo punto, la DAO viene allontanata dall'insegnamento per protesta. Alcuni colleghi e collaboratori si diventano anche loro. Comunque un loro collaboratore, Corez, un collaboratore di Landau, che viene arrestato nel 1935, e dopo varie vicissitudini, Landau riesce a ottenere la liberazione di, scrive al capo dei servizi di segreto per ottenere la liberazione di Corez, che verrà anche rilasciato. Però insomma, la situazione non è ideale, e Landau sente che anche lui, insomma, per questione che poi vedremo anche in seguito, anche lui è sicuramente si sente che viene più controllato, quindi ha paura di che sarà essere arrestato. C'è un'altra cosa che forse potrei nominare, è il fatto che anche lì c'è una questione riguardo all'istituto, che ci sono questioni per trasformare l'istituto in un istituto con vocazione più sperimentale, soprattutto in studi militari, cosa che Landau ovviamente per Landau si oppone in maniera molto ferma anche a suo modo, quindi molto, molto, molto diretta, diciamo. E fatto sta che la situazione diventa precipita, diventa abbastanza difficile per lui, e incontra Kapitsa, che nel frattempo è in Russia. Kapitsa tornava stava a Cambridge, lui tornava in Russia regolarmente per trovare famiglia, però nel 34 torna in Russia e non può più ripartire. Quindi viene all'inizio viene allontanato, dopodiché viene istituito un istituto di problemi fisici a Mosca, di cui a dicembre 2004 capisce. Quindi c'è questa che essenzialmente come condizione per prendere il servizio, si chiedeva a trasferire tutto quello che era a Cambridge, quindi tutto il suo studio di Cambridge veniva praticamente trasferito, quindi non si è creato il suo ufficio di Cambridge a Mosca come condizione per il suo studio. E fatto sta che Kapitsa sta appunto in Russia e si incontra a casa, fa una conferenza a Davos, e gli propone, a gennaio 37, gli propone di diventare il direttore del gruppo teorico dell'istituto, e Davos accetta. E quindi il 16 marzo del 37 Landau viene assunto all'Istituto di Problemi Fisici di Mosca, che vedete qui in foto, questo è il suo di Mosca. E però insomma, quindi fatto sta, rimane il fatto che comunque non si sente molto tranquillo, cioè anche a Mosca sa di essere un osservatore speciale. E quindi l'idea che ha è quella di lui si occupa essenzialmente di fisica dello stato solido. È ovviamente un genio, è considerato il più grande teorico sovietico che ci sia, però è comunque una ricerca di nicchia in un certo senso. Quindi pensa che perché lui diventi più intoccabile, se vogliamo, sia necessario fare un lavoro che abbia più impatto, e quindi si mette essenzialmente a studiare un problema di tipo astrofisico. E quindi il problema che studia, cioè l'idea che ha è spiegare l'origine dell'energia delle stelle in un modello in cui essenzialmente nel nucleo delle stelle
i protoni e i protoni, gli elettroni, siccome la pressione è molto alta, diciamo, si annichilano, questo dice in fisica, si trasformano in neutroni, quindi nel nucleo di queste delle stelle il nucleo di queste stelle è fatto di neutroni, e questo processo, diciamo, di trasformazione da protoni a neutroni è quello, secondo il modello di Landau, che fornisce l'energia delle stelle. Per dare più risalto a questo risultato, Landau invia, spedisce a Born una posta di articolo chiedendogli di inviarlo su Nature, che era la rivista, vedete, ma adesso, in questi giorni c'era. E Born, insomma, gli rimanda l'articolo indietro con qualche piccola obiezione, ma alla fine comunque l'articolo è pubblicato. È il caso di dire che il lavoro non è tra i più importanti, diciamo, di Landau. Diciamo, il modello si rivela non esatto, e chi, tra l'altro, chi studia questo modello, che entra solo qui in questa storia, proprio Oppenheimer, che è dall'altra parte, insomma, in America, perfezione dei conti di Landau, e sulla base di dati Landau essenzialmente teorizza l'esistenza di quelli stelle, che sono appunto stelle di neutroni, cosa che, insomma, stelle che esistono, sono stato nel processo finale, diciamo, del collasso di gravi sussidi. E tra l'altro, questi lavori che cito qui, mi va anche alla congettura di esistenza. Quindi, questo è giusto per dire che comunque il lavoro è andato preso come base, molto influente. Ma ritornando al suo problema, cioè, purtroppo. Questo non ha l'esito che vuole, perché di fatto nel 28 aprile del 38 Landau viene arrestato e capisce il giorno stesso, scrive a Stalin una lettera in cui dice che adesso c'è proprio Tavarish Stalin, si vogliamo tra i cavalli, la uccina la Saturno persecuta. Sì, essenzialmente scrive, diciamo, che inizia con la descrizione dell'arresto. E però dice essenzialmente che lui, che insomma, che Landau, per quanto abbia un carattere spregevole, comunque un fisico di livello mondiale, ha bisogno di Landau. E 1908, quasi 30 anni. E essenzialmente dice che non è impossibile che Landau abbia commesso atti contro lo Stato sovietico, se qualunque cosa abbia fatto, essenzialmente dice che l'Unione Sovietica ha bisogno di Landau. Sì, proprio dei lavori sul magnetismo. Sì, parla, descrive un po' le cose, sì. Però poi c'è una lettera più specifica che è okay. Molto importante, che tu parli di a modo. Durante gli interrogatori di Landau esce fuori un volantino di aveva distribuito Corez, che probabilmente questo è il motivo per cui Corez è stato arrestato, che ha firmato e scritto da Corez, ma Landau non scriveva mai, Landau semplicemente controllava, cioè dava l'idea che controllava quello che c'era, proprio scriveva, non era fuoco. Il volantino, si invoca un presunto partito antifascista, cosa del genere, che non esiste, ma quindi c'è una sorta di propaganda anti-Stalin, ma non c'è dietro niente, cioè non c'è solamente un volantino, ci sono girati, non c'è nessun movimento dietro. E questo probabilmente la gente di servizio segreto lo sa, di fatto questo non è, diciamo, non sono molto interessato. Però questo è un documento che dovrebbe essere detto, esiste. E nel frattempo Bohr non ha più notizie di Landau, quindi scrive a Landau, gli chiede del lavoro sulle stelle, se ci sono progressi, eccetera, eccetera, quindi gli chiede un po' di insomma, come va. Però vuole semplicemente sentire che va tutto bene, e siccome non gli Landau non risponde, lui sospetta che c'è qualcosa che va, e quindi addirittura tramite l'ambasciata scrive direttamente a Stalin. E scrive a Stalin dicendo: Landau è il mio collaboratore, il grandissimo scienziato, il più grande scienziato sovietico, insomma, quindi è un orgoglio per la vostra nazione, e non ho più notizie di lui, quindi vorrei sapere se sapete qualcosa. E dice che se fosse successo qualcosa come dire, diciamo, se Landau è in situazione
non simpatica, diciamo, sicuramente non è, c'è un errore, cioè può essere non può essere nessuno. Fatto sta che non succede nulla, siamo a settembre del 38, arriviamo dopo un anno, quindi questo era stato il 28 aprile del 38, siamo a 6 aprile del 39, che Rizza scrive direttamente a Molov, scrive a Molov, che è un dirigente del partito, e essenzialmente gli dice, essenzialmente gli dice, io qui proprio si espone, io ho dei risultati sulle, su queste cose che torneremo, che sono estremamente importanti, però lui dice, io ho dei risultati sperimentali su proprietà di un elemento che è l'elio, che solamente essenzialmente dice l'andavo insieme a cioè, Fokker, un altro grande fisico teorico sovietico, ma essenzialmente l'andavo è l'unica persona che può fare un modello teorico di quello che sto verificando sperimentalmente. E poi insomma dice che essenzialmente appunto l'andavo di nuovo non può, non è di qualcosa si è accusato, è sicuramente c'è un errore, può essere responsabile delle accuse che vengono rivolte, cioè, e poi insomma adesso non ricordo esattamente quello che c'è scritto, ma essenzialmente questo è un po' il senso. Sì, chiaramente lo sviluppa attraverso diversi punti, anche la sua, diciamo così, la sua importanza per portare avanti la scienza, questi ricerchi. Scrive con una stima enorme. L'ultima lettera è a Beria, che è un personaggio non raccomandato. E scrive con una lettera il 26 aprile 39. Che è proprio la letteratura. E Beria è il capo di Spizzo Greco. E questa è la foto della copia di Radio Bianca, dove andavo stava, e esattamente dice, chiede la liberazione, dice io vi espongo personalmente, cioè qualunque cosa, se l'andavo, cioè se viene fuori che l'andavo veramente responsabile di qualcosa, io ne rispondo personalmente. Quindi si espone personalmente e chiede. Dice anche che l'andavo non porterà avanti nessun tipo di attività controrivoluzionaria, garantisce per lui contro il potere sovietico, nel suo istituto e così via. Quindi dopo un anno e un giorno da quando è stato arrestato l'andava via lasciato, ovviamente diciamo e poi dal punto di vista della probabilmente c'è anche il tema della guerra che si avvicina e la necessità di avere a disposizione. Sì, io soprattutto credo che la paura fosse che lui collaborasse, insomma, era un personaggio che manifestava un spirito molto libero, quindi insomma paura. Ha sempre manifestato profondo, diciamo, si è sempre professato socialista, anzi, diciamo, nel periodo europeo, stiamo in Roma, lui insomma prende il giro di europeo come una società, diciamo, una società del passato, essenzialmente, cioè pensava di scrivere l'Europa come troppo legato al passato, lui, cioè, pure cioè era diciamo, un'idea di socialisti. Fatto sta che però è uno spirito libero, insomma, quindi fatto sta che forse avevano paura. O che scappasse o che rivelasse i segreti. Certo. Fatto sta che si mette a lavorare proprio su quello che Capizzo aveva detto nella lettera che voleva che andava a lavorasse, e questo ha a che fare con questo elemento chimico che è l'elio, che insomma è il protagonista di questa storia, che è la storia della superfluidità. E gli esperimenti di Capizza hanno una storia, diciamo già, cioè l'elio è un elemento estremamente particolare e diventa liquido a bassissime temperature. Il primo a ottenere la rifrazione dell'elio è un fisico olandese Onnes nel 111, che avrebbe vinto il Nobel 20 anni dopo. E si scopre una proprietà particolare dell'elio che a una certa temperatura è molto bassa, quindi stiamo parlando di 2,2 Kelvin, quindi questo significa. E 2 gradi sopra lo zero sud è meno 273 gradi, quindi sono le temperature più basse che si possono raggiungere nell'universo. E l'elio a queste temperature ha una sorta di tutte le transizioni di fase, diventa quello che la gente chiamava elio-2, e che ha proprietà particolari, per esempio ha una conducibilità termica altissima. E soprattutto in un lavoro diciamo del 37-38, un esperimento del 37-38,
Kapitsa mostra sperimentalmente che l'elio essenzialmente è un liquido senza viscosità. Stiamo parlando della viscosità, è semplicemente la resistenza e l'attrito di un liquido, cioè vuol dire se io quando noi mettiamo quando noi muoviamo, per esempio, sentiamo resistenza dell'acqua perché l'acqua ha una certa viscosità. E sappiamo che per esempio il miele è più viscoso, insomma, più viscosità dell'acqua, per esempio. Cioè, un superfluido, appunto, il termine superfluido è proprio coniato da Kapitsa, un superfluido è un liquido senza viscosità, quindi con zero viscosità. E quindi un liquido, insomma, straordinario. E quello che serviva è una comprensione teorica di questo fenomeno. E all'inizio il primo a fare un modello dell'elio superfluido è proprio Tizza, che abbiamo nominato in precedenza, che in questo momento adesso sta a Parigi, e scrive un modello in cui quello che è un modello a due fluidi, ma l'idea cruciale è che l'elio superfluido lo dobbiamo pensare come un gigantesco stato quantistico, cioè come se fosse un oggetto quantistico macroscopico che appunto proprietà di superfluido. Ma quello che riesce a modellizzare meglio questo nell'elio tutto meglio di più a bassa temperatura è proprio Landau, che nel 41 pubblica quello che è tutto il suo articolo che sarà più importante, la teoria della superfluidità. L'elio 2 perché l'elio liquido. L'elio 2 perché sì, perché questa questione dei mezzo due fluidi, cioè questa idea del due fluidi, l'elio 2 è l'elio sotto questa temperatura. E per questo tema chiamando l'elio 2. E credo che ci sia qui un video che possiamo far vedere, sì. E sono immagini di repertorio di Kapitsa. Sì, il primo. No? Sì. Allora, l'altro va aggiunto, questo è il tenuto, giusto? No, non c'è il primo. Lo riaggiungiamo. Kapitsa. Sì, questo è qui. В это время научные интересы Петра Леонидовича Капицы в Москве. В это время научные интересы Петра Леонидовича Капицы, руководителя института, сосредоточились на гелике. Время сохранил нам кадры парадоксального эксперимента, проведенного им. Капица обнаружил, что при температурах, близких к абсолютному нулю, когда прекращается всякое движение атомов, гелий не только не затвердевает, но даже теряет вязкость, становится сверхтекучим. Эксперимент Капицы был неоспорим. Однако попытки построить соответствующую теорию не удавались. Верховным судьей всякой физической теории является опыт, утверждал Ландау. Но если есть опыт, значит теория может и должна быть построена. Теория о сверхтекучести гелия-2, созданная Ландау, одна из самых ярких и красивых в научном наследии ученого. Okay. Ok, quindi diciamo gli anni della guerra, soprattutto insomma gli anni insomma, della guerra, ovviamente. Landau, come faccio immaginare, viene coinvolto nel progetto Dongo, e però è sempre osservato speciale, insomma, quindi non è insomma, che si vivono molto di Landau, perché questo è sempre stato profondo, diciamo, è sempre stato completamente contrario, insomma. All'applicazione. Tra l'altro c'è un aneddoto riguardo si muove per Kapitsa, cioè un aneddoto tu che è una cosa importante, Kapitsa. Eppure appunto coinvolto nel progetto e Berger faceva ingerenze di tipo scientifico su come insomma, stava lavorando, quindi insomma potete immaginare si era praticamente ufficialmente con Stalin in due lettere e il risultato di questo è che viene semplicemente allontanato e viene allontanato dal progetto e costretto all'isolamento nella sua Dacia vicino Mosca e sarà lì 8 anni. Questa è una foto, pochissimi l'hanno sempre andato a trovare, questa è una foto di Kapitsa che viene allontanato. Kapitsa, dopo aver scritto queste lettere, viene messo in isolamento.
per 8 anni. E nel frattempo nasce il Igor Landau, figlio di Landau, che sarà anche un fisico, e Landau riceve vari premi. E gli anni 50, poi, diciamo, dopo la morte di Stalin, che per capirsi diventa reintegrata nel suo istituto, però Landau continua, cioè Landau ovviamente conduce una vita, insomma, che è sempre condotto, quindi sempre, insomma, molto attivo, potenzialmente produttivo, però comunque non gli ha permesso di viaggiare all'estero. Cioè, ci sono documenti in cui si dice che lui non è legato, molto legato alla famiglia, potenzialmente uno potrebbe essere andato via, insomma. Quindi non gli ha permesso di viaggiare, però questo è un periodo estremamente produttivo, di nuovo. Il lavoro più importante lo pubblica nel 50, insieme a Ginsburg, che fra l'altro riceverà il Nobel per questo lavoro sulla specificità, naturale, questo lavoro nel 2003, e appunto scrive un lavoro in cui scrive un modello sulla superconduttività. Ricordiamo la superfluidità. La superfluidità è anche un fluido di assenza di viscosità del fluido. La superconduttività è l'equivalente, diciamo, per un conduttore, la proprietà di condurre elettricità senza resistenza. Quindi immaginate, insomma, la portata di questi materiali. E quindi Landau, appunto, insieme a Ginsburg, che prima scrive un modello, diciamo, fenomenologico di superconduttività, che sta anche in questo lavoro, e che è un lavoro molto, il modello di Ginsburg e Landau è estremamente importante, cioè più oggi, insomma, è un lavoro, insomma, attuale, e un problema di proprietà, qui ricordo semplicemente una delle proprietà dei superconduttori, che di essere essenzialmente dei diamanti perfetti, cioè i superconduttori questo è sopra la temperatura critica, sotto la temperatura critica il materiale superconduttore Insieme a questo, Landau pubblica una mole, cioè la sua imponente mole di libri, che è appunto il corso di fisica teorica, parte del quale ho visto sulla mia scrivania, e questa è una foto di Landau a Lipschitz. E lui non poteva viaggiare, però la gente lo andava a trovare, in particolare Bohr, il suo amico Bohr, lo andava a trovare. Queste sono foto, queste tre foto sono una visita di... Riguardo, sono durante una visita di Bohr a Landau. Quindi dice che l'ha sempre considerato il suo miglior studente. No, il legame è stato, sì, è stato... c'è anche un video adesso di questa vista di Bohr a Landau, possiamo far vedere. Eccolo. No, credo questo non... No, questo è lo screenshot. Questo... В настоящее же время Советский Союз является одной из великих научных держав и Редкие кадры хроники. Однажды в Советский Союз приехал Нильс Бор. Ландау попал в кадр. Его вообще снимали очень мало. Заниматься наукой, СССР еще только расправлял свои могучие крылья. В настоящее же время Советский Союз является одной из великих научных держав, и Москва превратилась в один из величайших научных центров мира. Очень изменилась за это время и физика. Человеку, далекому от физики, трудно представить себе, насколько глубоко физика зашла в своем понимании законов природы, и какая фантастическая картина при этом открылась. Картина настолько фантастическая, что человеческое воображение часто уже отказывается служить. И, может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Purtroppo... Ok, purtroppo tutto questo si interrompe in maniera drammatica il 7 gennaio del 62, perché Landau ha un grave incidente d'auto. Lui non ha mai guidato la macchina la guidava un suo studente Skudakov, e in questo incidente solo lui rimane ferito, cioè, sembra un incidente neanche grave, ma lui rimane seriamente ferito, ha problemi, alla testa, anche problemi, ha vari danni e soprattutto entra in coma.
quindi insomma, addirittura non, nessuno pensava che sarebbe sopravvissuto. C'è una catena umana, tutti i fisici del Mosca vanno a aiutare essenzialmente, fanno anche materialmente il progetto di aiutare, rimediare medicine, eccetera, eccetera. Ma addirittura Capizza a un certo punto si fa mandare dai suoi amici in Gran Bretagna medicine che non erano proprio dell'Unione Sovietica. Queste medicine vengono spedite il giorno stesso, cioè lui telefona per esempio al suo collaboratore a Londra. Questa medicina viene portata al pilota arriva a Mosca il giorno stesso viene portata in ospedale. E fatto sta che insomma che tutto questo però insomma ha effetti diciamo fatto sta che rimane in coma per un mese, per più di un mese, anzi quasi due mesi. All'improvviso si sveglia il 27 febbraio 62, non starà più comunque molto bene, nel senso non soffriva di forti migranie, aveva problemi di amnesia, non riesce più a lavorare come prima. Il primo novembre del 62 viene vince il premio Nobel per il lavoro sulla superfluidità e fra l'altro poco dopo muore di Spohr e lui vorrebbe andare a Stoccolma a ritirare il premio, cioè, sembra che ce la possa fare, ma non ce la fa, però la fondazione Nobel, come diviene tutto eccezionale, va a Mosca a consegnare il premio e ovviamente capisce che il tempo è cominciato a lavorare, è presente. Questa è una foto della consegna del primo Nobel. Questa è una foto di Landau compare il pente, torna a casa nel 64, ritornerà all'istituto qualche volta, lui capisce dove lavorare, non riuscirà mai a più l'attività come prima, e muore il 1 aprile del 68. Cosa ci lascia Landau? Perché, diciamo, a parte il fatto che appunto molti dei suoi lavori sono attualissimi, ma nel 64 viene fondato l'Landau Institute for Theoretical Physics, che è un istituto estremamente prestigioso dove, a livello internazionale, qui c'è una lista parziale dei fisici che posso nominare: Alexei Starobinsky, che è molto recente, che è quello che ha scritto lavori fondamentali in cosmologia. Comunque, sto parlando di persone di fisici di livello mondiale. Sì, e concludo mostrando, per dire quanto è attuale Landau nella ricerca. Di oggigiorno, concludo mostrando delle trasparenze di una conferenza per cui ci sono stato dicembre scorso al CERN a Ginevra, che insomma in cui il nome di Landau, vedete, viene pare volte, insomma. Grazie per l'attenzione. Si passa prima. Chiaramente, tanto grazie ancora Fabio, e apriamo anche alle domande, se avete curiosità, prego. Grazie per la presentazione. Volevo sapere appunto come viene utilizzato oggi una parte del patrimonio che ci ha lasciato Landau della fisica moderna nel campo della tecnologia o della fisica. Nel campo della fisica non tanto, vuol dire che soprattutto nel campo della fisica dello stato solido, vuol dire che io lavoro nel campo della fisica teorica, per esempio il modello di Landau-Dieskau, che è un modello che viene utilizzato anche per descrivere anche gli studi sulla stellari, lavori con ma c'erano cosa fanno con i lavori di Landau? Vediamo, c'è cioè, come per allora
sono questioni concettuali innanzitutto, cioè, per esempio l'andato quello che ha capito che per esempio l'elettromagnetica quantistica, la teoria quantistica che descrive le interazioni elettromagnetiche, doveva pensare a una teoria effettiva perché ha una costante raccoppiamento che divergerebbe a un'energia molto alta, che è quello che si chiama il polo di Landau. E diciamo che ovviamente il lavoro di Landau più verso la fisica dello stato solido, però diciamo i suoi modelli di io stavo parlando proprio del modello Landauvisco, che il modello Landauvisco è usato in per esempio in teoria delle stringhe, come perché è un modello che non usiamo, insomma, quindi pensavo come modelli matematici, questi modelli non usiamo. Mentre noto verso l'uso dei superconduttori, non conosco meno l'uso dei superconduttori. L'uso dei superconduttori, non l'uso pratico, non ci sono, sì, diciamo, è più che altro l'interesse di teorico. Però appunto sono, diciamo, lei è semplicemente superconduttori. Una cosa che potrei dire è che esistono due tipi di elio, perché l'elio ha due isotopi, che sono un isotopo con un singolo neutrone, un isotopo con due neutroni. L'elio di cui stiamo parlando, cioè di cui andavo sta parlando, è l'elio, diciamo, 4, cioè con due neutroni, e questo oggetto è quello che in fisica relativistica chiamiamo un bosone, perché adesso è formato da quattro oggetti, cioè è un numero pari di oggetti di stati di fermioni, è costituito da un numero pari di particelle. E i bosoni hanno delle proprietà particolari, possono stare tutti in quelle che si chiamano condensazioni di Bose, cioè a bassissime temperature i bosoni formano uno stato, un sistema che si può dire in stato fondamentale in cui tutti gli atomi dell'elio si può essere in un stato molto più basso. Questo è una cosa che i fermioni non possono fare, perché i fermioni al contrario tendono a si ripetono, cioè non possono stare, due fermioni non possono stare nello stesso stato. E l'elio 3 è un materiale, appunto, un fermione, e quindi però l'elio 3 è un materiale superfluo, cioè vuol dire che l'elio 3 è un superfluido, però il meccanismo con cui diventa superfluido, con cui descriviamo questo meccanismo, con cui descriviamo questo fenomeno del fatto che è proprio diverso. Prego, c'è una domanda. Ho io una domanda. C'è un volume della vasta opera di Landau al quale sei più legato? Ma sentimentalmente legato. Sicuramente è uno che ho studiato di più, sì. Cioè che è quello che è il volume di meccanica quantistica, che credo che sia indietro, che è quello che diciamo più ti ha quello che ho studiato molto attentamente ed è un contiene, diciamo, fare veramente un gran per tutti, sono libri molto, molto, molto interessanti. Quindi meccanica quantistica, direi questo qui. Quindi, questo libro qui è sicuramente quello che io studio di più, ma ovviamente anche il libro, anche questo di Teoria di Campi, è un libro che descrive e contiene anche la teoria generale. Tra l'altro, lui la cosa che non ho nominato, ma il suo primo grande amore per la teoria generale, quando arriva a Leningrado, la prima cosa che studia è la teoria generale, poi insomma, direttamente di questo, però sono anche considerati tra tutti i grandi fisici. Ma cioè, d'accordo con Einstein? Allora, riguardo a questo ci sono, beh, ovviamente non è d'accordo, vuol dire, Einstein, questa è una questione, insomma, che avrebbe Einstein, nonostante, appunto, come abbiamo detto, è tra i padri fondatori della meccanica quantistica, non ha mai creduto in quella che chiamiamo l'interpretazione probabilistica di Bohr, diciamo, della meccanica quantistica. Ha sempre detto che questa era una descrizione di problema effettiva, cioè ci sarebbe stata una descrizione più fondamentale, concreta con altri, diciamo, che con altri, speriamo,
insomma, di Grande Libertà, che avrebbe spiegato in termini, diciamo, non probabilistici quello che noi capiamo, quello che intesa la meccanica quantistica prevede. Tutti questi tentativi poi nella storia sono falliti, però questo, a parte questo, è importante, cioè, all'epoca queste discussioni erano molto, cioè, le discussioni tra Bohr e Einstein sono passate alla storia, insomma. E ovviamente andava dalla parte di Bohr, come è facile immaginare, e c'è una, c'è qual, credo, non so, c'è qualcuno, adesso non ricordo qual è il fonte, ma c'è, ci sono delle... ci sono delle fonti che sostengono che in quell'incontro a Berlino con Einstein, il giovane andato, c'è una discussione proprio con Einstein in cui lui, non so quanto pagato, niente, perché insomma, in cui lui, insomma, difendeva l'idea della carriera. No, non era, però nessuno per cui Einstein, cioè, diceva, Einstein diceva, io non gioco i dati, insomma, ma proprio questo è rivelato per la storia, anche su due errori, questo è e vabbè, quello che non c'è stato, però vuol dire che questo tempo contiene, c'è anche la teoria generale, cioè, la teoria tecnica ed è quello che usiamo. Io penso che ti richiameremo per la teoria generale per cercare di divulgarla il più possibile a non attenti, farla capire. Sarebbe, quindi sicuramente ti anticipo che riceverai un nuovo invito. Nel frattempo ti ringrazio ancora per la disponibilità. Se c'è qualche libro, qualche studio che uscirà o che è uscito tu e lo vorrei presentare, ti diamo un'altra risposta. Grazie. A questo punto salutiamo anche le persone connesse. Buonasera.